Arriva dribblando i giornalisti Massimo Pugliese, il titolare della Solland Silicon di Sinigo, al centro di una grave crisi che da mesi sta lasciando gli operai senza stipendio. Incalzato dalle domande dei giornalisti, la sua bocca resta cucita. Ci sarà una soluzione per questi dipendenti che pagherete? C'è margine di pagarli, sono senza stipendio da oltre 5 mesi? Ennesimo incontro nel pomeriggio tra provincia, sindacati e Pugliese. Al centro della questione tentare di trovare una soluzione immediata per far uscire l'azienda dalla crisi, ma soprattutto pagare finalmente i dipendenti che da oltre 5 mesi non percepiscono lo stipendio. Presente anche l'assessore provinciale competente Marta Stocker, restia però a parlare ai microfoni. Assessore, cosa avete deciso? Facciamo un protocollo d'intesa. E quindi ci sono speranze per i lavoratori? Facciamo un protocollo d'intesa. Che vuol dire quindi? Assessore, possiamo chiederle solo educatamente se può... Sì, no, io adesso devo andare in un'altra riunione. Dobbiamo rincorrerla e ci dispiacerebbe poi che si creassero quegli episodi di... No, facciamo un protocollo d'intesa. Che nel concreto sarebbe? L'ho detto prima. Sì, comunque abbiamo trovato una soluzione. E quindi per il futuro dei dipendenti... Innanzitutto a noi ci interessa che tutti assieme siamo in grado di dare un futuro alle persone che sono impegnate in questa azienda, e questo è il nostro obiettivo centrale. Per quello abbiamo fatto questa riunione e mi sembra essere che siamo arrivati a un buon risultato. L'incontro si conclude e, incalzato da Maurizio Albrigo della CISL, Massimo Pugliese decide finalmente di parlare ai giornalisti. Per lui però domande non certo all'acqua di rose. Ma presumo che se avete ascoltato qualcuno del sindacato vi ha detto cosa abbiamo deciso. Che garanzie può dare ai suoi dipendenti? Voglio dire, parliamo di questioni, insomma, tra qualche giorno parlerete direttamente con loro e col sindacato e capirete tutto. Sì, ma a livello concreto di soldi ne arrivano o no? Ma penso già sono arrivati e stanno arrivando, quindi... Sì, ma arriveranno direttamente ai dipendenti finalmente, sì o no? Ma avete chiesto al sindacato? No? Sì, ma vogliamo sentire lei adesso. Ma lei comunque è il titolare sicuramente dell'impresa, e quindi confermo quello che avere hanno delle detto risposte anche confermo da lei. Quello che hanno detto, che ha detto il sindacato, e quindi si va avanti in un processo per rimettere in vista l'azienda e cercare di portarla in produzione al più presto. Ma quali sono le prospettive per questa azienda? Abbiamo delle trattative importanti che chiaramente non si possono oggi dire, visto la riservatezza della cosa. I lavoratori si sono sentiti però presi in giro in questi mesi, perché si è comportato così? Voglio dire, se la situazione è questa, dovuta a tanti fattori che noi adesso è inutile spiegare, il crollo del silicio, del prezzo che da 25 è arrivato a 10 dollari, insomma tanti fattori che in questo momento, come ben sapete, il petrolio, tutti questi crolli hanno creato una situazione per non partire e creare difficoltà finanziarie sul silicio di grado solare. Oggi stiamo portando un progetto sul grado elettronico, stiamo portando in azienda un partner importantissimo e quindi ci auguriamo che le cose si sbloccano. Voglio dire, altre situazioni come questa hanno chiuso le aziende con arretrati di stipendio e quant'altro. Noi stiamo qua per rilanciare, quindi nel problema causato, ma siamo qui per trovare una soluzione. Quindi lei riesce a dare delle garanzie ai lavoratori? Sicuramente. Si parla anche della vendita di una sua azienda in Olanda, i soldi potrebbero arrivare anche da lì? Voglio dire, insomma, stiamo lavorando per risolvere il problema e andiamo avanti a risolvere il problema. Tra qualche giorno vedrete la concretezza delle cose avendo voi rapporti con il sindacato e con i lavoratori. Lei ha chiesto anche qualcosa in cambio ai lavoratori? Ad esempio, no, aveva chiesto che venisse tolto il presidio. Vabbè, sicuramente nel momento in cui c'è un accordo, c'è un'intesa e ognuno fa quello che deve fare in base all'accordo, è chiaro che tutti rispettano l'accordo. Questa volta lo rispetterà l'accordo? Mi auguro di sì. Ha intenzione di incontrarli? Lei dice mi auguro, quindi non è sicuro. Ma come no, sono sicuro, però voglio dire. Incontrerai i dipendenti di persona? Sì, sì, sì. Se ci fossero qua fuori anche alcuni dipendenti, da rassicurare? L'incontro, non è che facciamo incontri a campanelle. Oggi la sede istituzionale è questa con il sindacato presente. Sarà programmato un incontro in azienda con tutti i lavoratori e questi sono gli incontri che verranno fatti. Lei sa quando? Stiamo parlando adesso. Ci sarà anche lei personalmente? Se l'incontrerò, non per delega, l'incontrerò di persona. Ha già passato diversi incontri per quello? Con i lavoratori mai. Quando sono stati fissati, sono stati fatti. Ma
noi non risulta. No, infatti. Mi complimento per la vostra memoria, ma ho sbagliato. Eravamo presenti anche noi, per quello lo sappiamo. Questa situazione della Solan la stiamo seguendo in maniera molto presente, anche perché c'è il futuro di questi 140 dipendenti, quindi ci interesserebbe... Ma se stiamo qua stiamo per risolvere il problema. Ripeto, situazioni del genere in questo settore, aziende come queste hanno chiuso dopo mesi di crisi, hanno chiuso perché come oggi il prezzo del silicio che questa azienda si apprestava a produrre e come ha prodotto in passato non c'è spazio sul mercato. Questione sicurezza cercherete di risolvere? Stiamo andando avanti in maniera spedita già da qualche settimana. In sintesi, il tavolo di questo pomeriggio da Maurizio Albrigo del sindacato CISL. L'imprenditore pugliese ha riproposto, diciamo, la intesa che non è stata sottoscritta la scorsa settimana presso ASO Imprenditori, stabilendo quelle date già condivise. Premesso anche, diciamo, che il mese di ottobre già è stato corrisposta la retribuzione a tutti i lavoratori. Adesso entro il 29 lui corrisponderà il mese di novembre che manca, ma corrisponderò al 50% della retribuzione di dicembre. Entro il 10 di marzo, che potrebbe anche venire qualche giorno prima, corrisponderà la differenza del 50% di dicembre, la tredicesima mensilità, e poi dopodiché dal 10 di aprile in avanti verrà corrisposta poi la retribuzione di che manca di competenza di gennaio. Quindi con aprile si chiude tutta, diciamo, la partita. È una scommessa sicuramente, perché chiaramente oggi firmeremo l'ennesimo accordo di un assegno cosiddetto in bianco, perché di fatti poi, se guardiamo però la cronistoria che è accaduta, purtroppo, diciamo, non ha mantenuto un impegno, ma speriamo che oggi sia la volta buona. I cinesi adesso... Ci sarà dal 20 di marzo, ci sarà una call qui a Merano con i cinesi, in quanto sembra che si sia stato sottoscritto, diciamo, un'intesa fra la Solan e questa azienda cinese di un grande interesse di acquisire l'azienda. Non si riesce a capire, perché ancora lui non ha ancora chiarezza, se entreranno con un pacchetto maggioritario o entreranno con un pacchetto minoritario o se acquisiranno tutta l'azienda. Questo è ancora in una fase di discussione. Però la notizia importante è che il cinese è interessato. Questo sicuramente ci tranquillizza per guardare poi un barlume di luce interno al fondo di questo tunnel, in quanto con questo personaggio sicuramente l'azienda non avrebbe futuro e per i 140 lavoratori che sono rimasti purtroppo ci sarebbe, diciamo, la mobilità e non ci sarebbe null'altro. Presente pretendendo di poter partecipare al tavolo anche il segretario provinciale di Confintesa Caterina Foti. Per lei però le porte sono rimaste chiuse. Dottor Sin, piacere, Foti Caterina Confintesa. Ah, piacere, sì. Entro anch'io. No. Per quali motivi? Guardi, questa è una riunione. Sì, se mi fate uscire potete venire voi, grazie. Alla quale sono invitati le RSU, scusate, no? E le RSU dell'azienda hanno portato con loro i sindacati che loro, praticamente, certo, che loro allora, presentano. Sì, a livello, no, territoriale noi siamo firmatari di contratto collettivo nazionale, abbiamo mandato tutta la documentazione. Per cui io ho qua anche degli operai che vogliono che io entri dentro in rappresentanza anche di loro. Sì. Mi presento, signor Stocker. Confintesa sindacato, avrei avuto il piacere di partecipare anch'io a questo incontro. Purtroppo come firmata... Noi, no, noi è inutile. Abbiamo... No, mi sì. Non deleghi al signore, io sto parlando con l'assessore al sociale. Sono un sindacato firmatario di contratto collettivo nazionale e vorrei partecipare anch'io. C'è qualcosa da nascondere all'interno di questa stanza? Noi non abbiamo niente da nascondere. Allora, se è trasparente, mi faccia venire in veste di per sentire. Ma ho già spiegato la motivazione, l'ho già spiegata. Ma io sto parlando io, con l'assessore, sì, 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 magari sì, usa un po' più di voce. Io credo che è stato spiegato molto bene. No, non credo. Sì, sì. Evidentemente se non c'è trasparenza non è per Foti, la posso pregare di venire con me? Io vi chiedo di rispettare quello ma che ha detto anch'io il direttore di... Le sto chiedendo gentilmente se signora, posso entrare signora, a sentire quello che c'ha da quello dire che ha detto il direttore. A livello di firma di contratto collettivo nazionale siamo presenti anche Foti, noi. La posso pregare di venire con me un attimo? Ma certo, sì. Foti, dunque, l'esito di questo pomeriggio, possiamo dirlo, scontato, non le è stato concesso di poter entrare? Sì, non sono entrata, non mi hanno fatto entrare, me l'avevano già preannunciato telefonicamente il dottor Sin, che mi ha riferito che a trattative già iniziate loro non avevano piacere che io intervenissi in questa riunione. Domanda nasce spontanea, perché? Cosa c'è da nascondere all'interno di questa riunione dove un altro sindacato a trattativa già iniziato non può venire neanche a sentire? Senza magari anche poter interferire, ma solo a sentire quali sono le trattative, visto che oggi c'era anche dentro il dottor Pugliese, gli altri sindacati e l'assessora Stocker. Io sono stata chiamata anche dagli operai che volevano che io entrassi dentro e non mi è stato possibile poter entrare con futili motivazioni.
Secondo lei di conseguenza c'è, può esserci il dubbio che si nasconda qualcosa? Assolutamente sì, perché se ci fosse trasparenza non avrebbero avuto nessun motivo per potermi far entrare. Ribadisco, noi siamo firmatari come Confintesa con un accordo con la CISAL di contratto collettivo nazionale per l'industria chimica, quindi a livello territoriale noi avevamo diritto di poter entrare. Loro si sono attaccati al discorso di trattative già iniziate, di non RS, che non abbiamo delle RSU. Io non ho voluto, proprio per scelta, avere degli iscritti, perché questi poveri operai non percepiscono la busta paga da 5 mesi che trattenuta gli faccio sindacale. Io glielo faccio questa cosa proprio per una questione etica, di volerli aiutare, non di sicuro per iscrizione, trattenuta sindacale e quant'altro. Dopo il pomeriggio di oggi pensate di agire in qualche modo? Assolutamente, noi andremo avanti e la voce degli operai bisogna ascoltare, non quella degli assessori piuttosto che dei funzionari a livello dell'ufficio del lavoro, e noi andremo avanti sicuramente a chiedere trasparenza, a chiedere quelle che erano le nostre richieste, che erano quelle appunto di aver contributi per gli affitti privati IPES e di dare subito degli aiuti economici per le famiglie che devono vivere tutti i giorni, poter andare a fare la spesa e potersi comprare medicine e poter pagare le rate per i bambini che vanno all'asilo.